Io credo che il pareggio, tralasciando se conquistato meritatamente, immeritatamente, giusto o ingiusto, possa andare bene. Non dico più che bene, ma possa andare bene. Perché comunque va detto che, tralasciando per quando è andata la partita, giocare in casa di Perugia, soprattutto quest'anno, non è semplice. Soprattutto anche per la mega tifoseria Chan, se tu sei già in quello, nella Urvona, no? Diciamo così. Però credo che possa andare bene. Parando la partita, allora, primo tempo, tralasciando il gol che sinceramente non so se era alla fine regolare o irregolare, insomma, di vantaggiato che è stato annullato. E diciamo, il gol di Jelinić, quindi diciamo il primo tempo che sarà in vantaggio, io credo sia una partita equilibrata per quanto riguarda il primo tempo. Sì, siamo resi tra virgolette un po' più pericolosi noi. Però anche a livello, diciamo, di occasioni vere e proprie, concrete, diciamo sì, qualcosa in più normale, mettiamolo così. E diciamo che primo tempo ce la giocavamo, ecco, sinceramente siamo un po' piaciuti a Livorno. Sì, vabbè, qualche passaggio sbagliato, però mi ricordo sempre che si giocava in trasferta, soprattutto a Perugia, e quindi ci può anche stare. Inizio secondo tempo, tracollo, perché qui si è vista veramente un altro Perugia, un altro Livorno, e si è visto l'effetto di Joao Farias in trasferta, di chiamarsi Livorno, che appunto è inerente al discorso di trasferta, contro appunto Perugia in casa, insomma si è visto tutte le cose. Difatti la partita è cambiata da così a così, perché sì è vero, già provato a essere tra virgolette un po' pericoloso al secondo tempo, però poi devo essere onesto, bisogna essere obiettivi, è stato di predominio assoluto del Perugia. Perugia credo che a loro gli sia rimasto un po' d'amaro in bocca, soprattutto per quanto visto in azione a tempo, perché cioè, sono passati da, se si va a vedere le statistiche, a non aver fatto, diciamo, più che ti rimporta occasioni, non aver creato occasioni nel primo tempo, a aver messo a paletti, ovvero noi, Livorno, e aveva alla fine, diciamo, tra virgolette, realizzato solo un gol, ecco, mettiamolo così. E appunto dispiace perché non è l'ennesima volta, sarei bugiardo a dire così, però una delle tante volte Livorno in un certo tempo va giù. E dispiace perché? Perché nonostante comunque merita al Perugia, questo va detto comunque, complimenti al Perugia che in un certo tempo è riuscita a, non dico a ribaltare dal punto di vista del risultato, no, però dal punto di vista della prestazione, appunto dal primo al secondo tempo. Però parlando di Livorno, dispiace perché? Perché tutte le volte, cioè non tutte le volte, gran parte delle volte il secondo tempo si va giù, sia se nel primo si è giocato bene, sia se nel primo si è giocato un po' meglio. Il secondo tempo è sempre disastroso e chiaramente è una cosa che io personalmente un po' mi aspettavo, perché mi sembrava anche strano che il primo tempo la partita stesse andando, diciamo, in questo verso, ecco. Però anche è anche vero che tutte e due le squadre, sia noi che loro, siamo due squadre che si lotta, in teoria per poter qualificarci almeno ai playoff. Quindi, diciamo, il primo tempo è stata piuttosto inerente la partita, a quanto visto e a quanto. Che si può dire in quanto alle posizioni in classifica, ecco. Però dispiace perché un tracollo ennesimo, come a volte succede, che per fortuna appunto meno male alla fine ci ha portato a un pareggio, ecco, niente di peggio, mettiamolo così. Però ora mi sono un po' impappinato, ma spero che abbiate capito cosa voglio dire, però ve lo riassumo in 3 secondi. Primo tempo discreto, senza neanche basi, il secondo tempo è disastroso, anche se chiaramente, ripeto, per la 15ª volta, dovuto anche a tanti fattori, a partire dalla trasferta, a partire che chiami Livorno, a partire che giochi appunto in casa del Perugia, a partire dal Perugia stesso, che è una squadra degna della categoria. Però dispiace perché, boh, io vorrei sapere cosa succede tutte le volte. No, non rispetto a voi, in quel lasso di tempo, nella pausa, ecco, mettiamolo così, perché tre volte si passa appunto da, non dico sempre si gioca meglio il primo tempo, però guardando il secondo in confronto, il primo tempo di solito si gioca meglio nel secondo, il secondo si va sempre giù, soprattutto in trasferta. Questa non cade a capire come cosa, e credo che per quest'anno non me la più mai.
perché ormai siamo quasi alla fine, agli sgoccioli, ecco. Però dai, parlando della partita, soddisfatto, sarei bugiardo, però non sono nemmeno deluso, ecco. Diciamo che il livello mi è piaciuto per la prima parte, a me personalmente. Poi io ripeto, magari uno può dire che cazzo dice a me mi ha fatto stracà, che cazzo dice a me ha fatto mi ha garbato a bestia, però a me personalmente, appunto, discreto nella prima parte, piuttosto tra virgolette disastroso nella seconda. E quindi, per finire il video, teniamoci stretto, accontentiamoci, ecco, mettiamolo così, di questo pareggio che per alcuni versi va giù male, per altri va giù bene. Niente, dispiace solo che a parte si è perso gol negli ultimi 10 minuti, se non sbaglio verso l'82esimo, tra l'altro su punizione che a parer mio, volendo, la potevi anche prendere, insomma, la palla, però diciamo che per giustizia nei confronti del Perugia brutto, mi dispiace dirlo a me che sono di tifosi a Livorno, però è giusto, abbiamo preso gol perché questi erano due attaccati, e quindi niente, da Tosi sono stato un po' sfinizzito, chiaramente nel commento, che cosa dire, non ce ne sono, cioè, credo. E niente, boh, riteniamoci tra virgolette un pochino, almeno un po' soddisfatti, anche, quindi boh, cerchiamo di rifarci già in questo turno infrasettimanale, che c'è anche in casa, vediamo un po' di rifarci. L'unica cosa, io personalmente, che ho da dire è che nonostante ogni tanto si vede qualche miglioramento, c'è sempre questo Savider Joe. Ora, è vero, un campaccio non è una partita semplice, soprattutto per noi, che ripeto per l'ennesima volta, meglio non solo in questo video ma in tutti i video che si chiama in trasferta. Però cioè, a volte si sbaglia passaggi, si sbaglia determinati cose, per me è abbastanza elementare. Cioè, è vero, per dire, nel suo tempo, è vero che il Perugia attaccava, era in difficoltà, era, come si dice, a paletti, però di anche tanti passaggi, ma in mano, ma cazzo, ma passare 2 metri, ma azzecca, le va a farle a Modeno. No. Vabbè, quindi niente, boh, dai, cerchiamo di, tra virgolette, essere un po' intenti, che poi fra l'altro, se non sbaglio, anche le dirette, cioè dirette, alcune delle dirette incorrenti, anche loro hanno pareggiato, se non sbaglio, anche l'Avellino pareggiato per esempio contro l'Entella, quindi niente. Spezia ha vinto clamorosamente, fra l'altro, così come il Frosinone. Siamo, vabbè, siamo sempre lì, quindi io ci spero sempre, diciamo che alla fine, se ci si dovesse andare meritatamente, non più di tanto, meriti secondo me ce ne sono poi, però per ora, per quanto visto, però chiaramente finché siamo lì io ci spero sempre fino all'ultimo. Ovvio, oh, detto questo, ci vediamo fra qualche giorno. Va bene? Via. Ciao.